frattempo che noi continuiamo a registrare la puntata di No Pay Tu, siamo rimasti chiusi dentro questo negozio. C'è Massimo che sta tentando di aprire una porta, ma è blindata. Non è blindata, era blindata, è vero Massimo? E com'è allora? Tra un po' di sicuro ci mancherà l'aria qua, eh? Ok. Quindi... Però ti dico che lo scassinatore non lo puoi fare. È probabile. Devi rimanere con questa energia, mi dispiace, ma lo scassinatore non è per te. Non ho mai rubato, quindi non mi... Massimo, ma toglimi una curiosità, no? Mentre gli attori si stanno rilassando per riprendere la parte, Francesco si sta divertendo a riprenderci. Abbiamo pure per non parlare di Antonella, vedi che sta pure riprendendo col cellulare. Sì, ce ne stanno due. Ma quante prenotazioni hai preso stamattina? 8. Veramente? 8 persone interessate. Ma ti hanno dato un bonus per questo lavoro di stamattina? A me non regalano nemmeno i 30 euro di spesa. Cioè, quindi... Vedi tu. Scusa, noi dobbiamo fare a tutti i clienti della TQ i 30 euro. Adesso ci ha raggiunto anche il direttore che non ci sente. Ciao Edoardo, anche il direttore. Bella giornata questa, che te lo dico a fare. Ti era mai capitato di fare una cosa del genere? Sinceramente no. Neanche a me in 25 anni che faccio questo lavoro. Figurati dopo come stanno. Io non l'ho mai fatto, quindi dove sarà stata la colpa mia? Massimo, ci hai voluto seguire stamattina? Sì. Ho voluto seguire la scena, però non l'ho mai seguita. Questa è la prima volta. Andrea che sta là. Si è disperato tu e non noi. Lui si va a fare un panino, ha detto. Cioè, vi rendete conto? Questa è la solidarietà, capito? Questa è la solidarietà. Voglio, non vi addormentate però. Non vi addormentate perché fra poco ci liberano e noi finiamo di registrare, vero? Questo è un sollievo, insomma, che ci liberano. È vero che male che vada, i letti ci sono, quindi stasera potremmo anche dormire. Ci stringiamo un pochettino e riusciamo a dormire. Massimo, rinuncia. Ci devi rinunciare, Massimo, non ci riesci. Non ci... Va. Ho visto un sacco di film. Hai visto un sacco di film? Sì. Ho capito. Forse qualcosa. Perché cosa volevi fare da grande? Ecco. Oddio, Massimo! Bravo! C'ho il caffè pagato, almeno. Va bene, anche il caffè pagato, pure. Vabbè, almeno liberiamo il negozio di Castelfranci, lo ringraziamo anche per l'incursione, grazie per la disponibilità per farci registrare questa scenetta. Massimo, vabbè, ci vediamo al bar, ti offro il caffè. Va bene. Ciao.